Radio Capital. La povertà non è sempre una questione di lavoro o di occupabilità, lo dice il presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali, Gianmario Gazzi, che ha commentato appunto la cancellazione del reddito di cittadinanza prevista per il 2024. È stato intervistato da Enzo Panizio. Siamo abbastanza stupiti che nel 2018 abbiamo abolito la povertà, nel 2024 aboliamo il reddito di cittadinanza che aboliva la povertà. Al di là degli slogan, continuiamo a dire, come abbiamo sempre detto, che la misura va migliorata. Sicuramente, però, dall'altra, la povertà non è solo una questione di lavoro. Cosa intende? Non possiamo affrontare il tema della povertà senza affrontare il tema delle diseguaglianze da un lato, dalla condizione di partenza di molte persone che sono più fragili, con delle fragilità personali, con problemi magari psicologici, che da un lato formale magari non sono classificate come inoccupabili, ma di fatto non sono occupabili. Quindi il tema della povertà e delle fragilità delle persone non si può affrontare solo pensando che ci sia un problema di lavoro e col lavoro risolvo tutto. E questi sussidi servono, ne servono di più? Anche il reddito di cittadinanza mescolava politiche attive del lavoro con il contrasto alla povertà. Noi vorremmo invece che ogni situazione avesse la dignità di essere valutata per quelle che sono le competenze da un lato, ma anche le condizioni di partenza di quella persona. Le faccio un esempio: una persona non per forza deve essere diagnosticata con problemi di salute mentale, potrebbe avere solo una fase di problemi, chiamiamoli psicologici pesanti, che non riescono a farle tenere il lavoro. Se noi non accompagniamo questa persona rispetto a quella situazione e non le diamo neanche un supporto economico per tenere in piedi la propria vita con dignità, il risultato sarà che quella persona sicuramente sarà esclusa. Radio Capital.